Sì, salve padrone Fedele Sannella, siete in diretta con Mitico Channel, speciale la partita dei mitici del calciomercato. Quindi la trattativa si è arenata per scelta del Messina, pare la voce che gira sia per scelta di Cristiano Lucarelli. Una possibile trattativa con Russotto, visto che Milinkovic era diventata difficile la trattativa. È vero questa cosa o no? So che c'era un altro sogno nel cassetto, non so se possiamo dirlo adesso, anche perché ormai è mercato chiuso, trattative tutte chiuse, ma insomma avete cercato fino all'ultimo di fare un altro grosso regalo al popolo rossonero. Pronto? Francesco, Francesco Beccia in linea da Milano. Francesco Beccia. Ciao Pronto, mi Francesco, sentite? sì, ti sentiamo Ciao, benissimo, ciao. benvenuto alla trasmissione, grazie per averci dato la possibilità di contattarti, sappiamo che sei stato lì a Milano da ieri. Raccontaci magari, sicuramente tu avrai visto qualche retroscena, ci saprai raccontare anche qualcosina che magari non ci è stato detto precedentemente da Fedele Sannella. Sì, pronto? Oh, Pronto, abbiamo Massimo. Massimo Massimo, mi Curci. senti? Com'è andata questa giornata di mercato? Sappiamo che non siete soddisfatti di come è andata a finire la trattativa con Milinkovic, se ci vuoi dire qualcosa in merito. Volevo chiederle semplicemente questo: possiamo giudicare anche, diciamo, la mancata cessione di Emperor, un grosso acquisto per il Foggia? Volevo chiederle due parole per la cessione di Quinto, una piccola dichiarazione sulla cessione di Quinto. Speravo in un terzino sinistro, perché a me comunque questi giocatori adattati che sicuramente fanno bene mi fanno dormire meno tranquillo rispetto a un terzino di ruolo, però va benissimo così alla fine. Abbiamo una squadra abbastanza forte che comunque ci deve portare in B. Pronto? Sì, un No. attimo, chi Sì. è al telefono? Pronto, Pronto? sono Pierluigi. Da Foggia. E da Foggia, sì. Mettiamo che si fa male Rubin. Chi dobbiamo mettere? Cioè, qua abbiamo, io non lo so. A me rimane un po' l'amaro in bocca. Purtroppo mi dispiace, dico solo questo Dai perché io Pierluigi, non non voglio essere arrivare in triste, finale. Rubi. Non essere triste, No, Pierluigi. no, ma perché ragazzi io la vedo in questa maniera. Cioè, la questione numerica per Siamo me è incompleti, fondamentale. Poi siamo può darsi pure che non qualcosina. è così. Però, Pensa se non la mettiamo. Dai, magari vendichiamo. ci va di culo, dai. Pensa se non la Forza vendichiamo. votare Pensa se non la vendichiamo. Si Andiamo a immaginarsi gioco. al limite, uno fondamentale. Abbiamo il nostro amico Nicola Armando. L'assenza di un difensore in sostituzione di Rubin, secondo me, sarà sostituita con i cambi di moduli di gioco, insomma, Stroppa si è fatto finalmente il suo mercato. Danilo da Foggia. Danilo, rimani in linea, ti facciamo parlare, ti facciamo parlare subito, rimani in linea, rimani qui. Però il terzino sinistro secondo me serviva. Io mi rifaccio semplicemente alle parole che Stroppa ha detto nell'ultima conferenza pre-Francavilla, che per me Bravo, esatto, bravo. ci vogliono due giocatori titolari per ogni ruolo. Noi Poi, siccome ci stanno rimproverando, hanno ragione, e dobbiamo pure leggere un po' di questi 250 commenti. Io volevo che prendevano il grande Ranalli, che poco di voi si ricordano. Chi è questo Ranalli? Vi ricordate Ranalli chi era? Con Canturro, l'anno di Fiorucci, Abbiamo l'enciclopedia. Ranalli Canturro, che coppia, Canturro era forte, ma Ranalli. Pronto, pronto, scusate un attimo, Beppe? Sì, Beppe, buonasera. Ciao, buonasera, ciao, Biagio da Mitico Channel. Senti, grazie, Biagio, scusaci se ti disturbiamo a quest'ora, però siamo una banda di pazzi che tifano per il Foggia e che sono da 1 ora e 40 a parlare di calciomercato. buonasera a te. Buonasera. Direttore, buonasera, complimenti e grazie per il mercato innanzitutto. Grazie. Grazie, io lo vorrei avere alla fine. No, ma apprezziamo il lavoro. Le volevo chiedere, prima ha risposto già il patron Sannella, ma voglio chiedere anche a lei che è l'uomo di mercato, qualora ci dovessimo trovare in uno stato di emergenza in difesa da qui a marzo, facendo i dovuti scongiuri, lei ha, diciamo, preallertato qualche profilo nel mercato degli svincolati? Io una cosa volevo chiederle, giusto una curiosità più che altro, più una cosa che sarebbe da chiedere a Stroppa. Ma diciamo, avendo comprato Di Piazza con Mazzeo che si presuppone debba giocare anche lui, è già previsto un cambio di schema o si vedrà di volta in volta? Al Per volo. concludere, diciamo che rispetto a prima dell'inizio del mercato, gli acquisti migliori che abbiamo fatto è stato tenere i big,
tra cui Vacca, Sarno, che tutti pensavamo potessero partire, invece sembra scelzare loro due, anche Coletti. Chiudiamo così, partendo da Elia e Mirko, un voto al mercato e chiudiamo con...